Una ferrovia lascia quasi sempre un segno del suo passaggio, pure se abbandonata e dimenticata. Oggi partiremo da Pordenone per ripercorrere la storia della ferrovia dell'Acumino. Questa linea attraversava l'attuale centro urbano e serviva come raccordo fino al campo d'aviazione dell'Acumino. Nel progetto iniziale doveva poi proseguire per Roveredo, l'aeroporto Paglione Gori, e arrivare a raccordarsi ad Aviano, sulla pedemontana, l'allora Sacile Pinzano. Ma cosa rimane di questa linea? Purtroppo, poco. Le testimonianze di questa linea stanno man mano svanendo e ci sono poche informazioni in rete. Chi è giovane o chi non ha mai prestato particolare attenzione non nota segni distinguibili del passaggio della ferrovia, che comunque si trovano in zone in cui o non si passa o comunque non ci si può fermare agevolmente. Ci sono però delle persone che sono riuscite a trovare delle informazioni ai più sconosciute, in archivi pubblici, raccogliendo testimonianze, andando anche a toccare sul luogo tutti i vari indizi del passaggio di questa linea. Oggi, in particolare, avremo Enrico Bianchet e Massimo Franzin che ci racconteranno la storia dell'incompiuta di Pordenone e dell'Acumino. La ferrovia Pordenone-Aviano nasce per un'esigenza di collegamento del capoluogo del mandamento della destra tagliamento con la pedemontana, la zona pedemontana, per permettere un rapido inoltro delle merci o comunque dei viaggiatori che si dovevano spostare dalla zona montana, diciamo, verso la pianura. Però il progetto non prosegue nel suo iter e viene realizzato solamente un breve tratto di 3 km dalla stazione di Pordenone fino all'area militare della Cumina, dove c'era un deposito carburanti che era di utilizzo per il campo d'aviazione della Cumina, ma anche per il campo d'aviazione di Aviano. Viene fatto in aperta campagna, la zona di Pordenone dal nord della Cumina era senza urbanizzazione, quindi si poteva realizzare senza notevoli difficoltà. L'unico problema era l'attraversamento nel centro urbano di Pordenone di Viale Virgoletti, perché era la strada napoleonica, quindi l'attuale strada Pontebbana. La ferrovia quindi era nata più per un scopo civile che poi si è trasformato in un'esigenza militare o comunque di esigenza di trasporto merci, o già c'era l'idea di trasportare le merci fino lì al deposito di carburanti? No, diciamo che la linea nasce per l'esigenza del trasferimento delle persone da una zona all'altra del mandamento pordenonese. Poi chiaramente Siccome le nostre zone erano circondate da caserme, c'era una presenza militare cospicua, insomma, si è realizzato il ramo ferroviario soprattutto per un'esigenza militare. Le merci erano ugualmente cospicue e tutto, però chiaramente i militari avevano il sopravvento. Nell'atto, insomma, dell'ideazione, del tracciato, nella costruzione, il progetto, insomma tutto quello che consegue, le autorità che erano state coinvolte di più erano militari, immagino, alla fine dei conti, o comunque c'è stato un intervento magari dello Stato o di altre società private? No, diciamo che l'intervento è soprattutto all'amministrazione militare, la quale aveva anche una competenza ferroviaria in quell'epoca, quindi aveva la possibilità di costruire in loco le ferrovie e tutti i sistemi di trasporto relativi. Poi la partecipazione era anche quella delle ferrovie dello Stato, che comunque erano state nazionalizzate nel 1905, quindi erano già esistenti. In precedenza c'erano società private, non avevano influenza nel nostro territorio se non per alcune linee ferroviarie concesse, che comunque non hanno, diciamo, avuto uno sviluppo diffuso, insomma.
Leggendo varie informazioni sulle linee abbandonate, ho percepito come un tempo fosse più incoraggiato costruire linee rispetto ad adesso. Hai notato anche te questa cosa o pensi che in realtà le cose che bloccano la costruzione di linee adesso sono le stesse di un tempo? Più che essere una predisposizione della politica del tempo, e la costruzione di ferrovie era più che altro dettata dalla necessità, per cui noi sappiamo che prima del secondo dopoguerra l'Italia era comunque un paese molto arretrato. Cioè, ecco, le cose cominciarono a cambiare nelle grandi città all'inizio del Novecento, con il fiorire di grandi industrie come Torino, come Milano. Certamente l'industria è fiorita nel nord-ovest dell'Italia più che in altre parti d'Italia. È vero che la prima ferrovia d'Italia è nata nel meridione, la Napoli-Portici. La lungimiranza del re Ferdinando II non era una lungimiranza a livello nazionale, però di certo è stato un capriccio suo per unire le sue due residenze. Fatto sta che ha dato il via, è stato un catalizzatore che ha fatto fiorire le ferrovie, soprattutto nel nord-ovest dell'Italia, grazie sicuramente alla politica, e questo io credo di sottoscrivere anche ciò che disse Indro Montanelli in una famosa intervista, la politica di Cavour. Cavour era un fautore del sistema ferroviario. Se fosse sopravvissuto, fosse vissuto più di ciò che visse, sicuramente avrebbe trasformato la pianura padana in una vastissima rete ferroviaria, cosa che stava già facendo un po' anche per merito chiaramente degli austriaci, che avevano cominciato la costruzione della Milano-Venezia, la Ferdinandea, ancora quando c'era il Lombardo-Veneto. Era il mezzo di trasporto per eccellenza al tempo, batteva 10 a 1 le diligenze più veloci. Accelerando gli spostamenti sono venute alla luce le nuove esigenze della politica, dei commerci soprattutto, e in tempi più recenti purtroppo anche delle cause belliche. La nascita di numerose linee ferroviarie nel nostro territorio è dovuto principalmente a scopi militari. Perché? Perché nel nord-est dell'Italia, e quindi ci avviciniamo al nostro territorio, abbiamo avuto da sempre un nostro nemico atavico, ovvero l'Austria. Non tanto per andare al di là della catena montuosa delle Alpi, ma per difenderci. Il rafforzamento del confine orientale e di tutto l'arco alpino e prealpino verso questo possibile nemico, che da sempre lo è stato per noi, ecco, ha fatto in modo che si sviluppassero nell'entroterra italiano grandi vie di comunicazione, proprio per poter foraggiare, per alimentare ulteriormente le eventuali guarnigioni militari, truppe militari. C'era una corsa agli armamenti fra fine 800 e inizio 900. Gli stati spendevano cifre enormi per potersi armare. A quel tempo c'erano tutte le mirabilie possibili come armamenti. Era una classe politica ed era una popolazione di tutti gli stati, e nessuno escluso, che era ubriaca di tecnologia. Questa corsa agli armamenti era una cosa del tutto naturale, perché la guerra era qualcosa di talmente radicato e di storico nei paesi dell'Europa, a tal punto che si disse: stiamo spendendo l'impossibile per armarci, che insomma è inutile spendere questo denaro se non dobbiamo metterlo in pratica. Questi armamenti si erano anche accentuati dal momento che erano passati quasi 50 anni dall'ultimo conflitto che vide impegnati 1870, quindi la guerra franco-prussiana, la guerra di Crimea. Cioè, erano passati 50 anni, troppo tempo. Pensavano tutti che una guerra di lì a poco sarebbe dovuta scoppiare. In quali anni è iniziata, insomma, questa idea, è iniziata la progettazione, è iniziata anche la costruzione della tratta? Allora, bisogna dire che date precise non le abbiamo, però ne abbiamo una data, che è del 1916, in cui il treno raggiunge il deposito ferroviario della Comina, l'attuale ex caserma Monti. Quindi l'ideazione è prima della Prima Guerra Mondiale,
appunto perché era nato l'aeroporto Pagliano e Gori, era nato il campo d'aviazione della Comina e quindi era necessario utilizzare la ferrovia per il trasporto dei velivoli anche. Quindi successivamente poi hanno iniziato i lavori di costruzione, alla fine della Prima Guerra Mondiale, il lavoro di costruzione del sedime ferroviario per proseguire il tracciato verso Aviano. La corsa agli armamenti prevedeva quindi anche uno sviluppo delle ferrovie. La Pedemontana Friulana, la Sacile Gemona, ovvero prima ci fu la Casarsa Pinzano Gemona, poi nel 1930 fu aperta la Sacile Pinzano che si allacciò alla vecchia linea Casarsa Pinzano Gemona. Era una ferrovia per esclusivi scopi militari, come lo fu la Motta San Vito. È significativa perché prese il posto di una ferrovia che noi conosciamo molto bene, che è la ferrovia della Comina, cosiddetta l'incompiuta di Pordenone, ovvero la Pordenone-Aviano, che non traeva origine da Pordenone, ma l'origine del progetto prevedeva che si partisse da Oderzo e la ferrovia doveva collegare Oderzo, Pordenone, Aviano, Pinzano, Gemona. Scoppiò la Grande Guerra, la linea Oderzo, Pordenone, Aviano non si fece perché si rese più necessaria e strategica fare la Oderzo Motta, la Oderzo Motta c'era già dal 1885, ma la Motta San Vito Casarsa era la ferrovia che prese il posto della Oderzo Pordenone. Si disse molto più nascosta dalle grandi vie di comunicazione, anche stradali, che è un occhio attento anche oggi, se noi percorriamo l'Oderzo Pordenone, lasciando stare le varie rotatorie, noterà sicuramente i lunghi rettilinei, gli ampi curvoni. È innegabile vedere un tracciato ferroviario, lo si evince facilmente se lo si guarda anche dall'alto, ma basta percorrerlo in macchina e sapere quali sono i curvoni ancora originari. Insomma, c'era la prima scuola di volo civile italiana alla Comina, che era nata nel 1909-1910, con l'avvicinarsi della Grande Guerra, di questa in virtù appunto della corsa agli armamenti, era inevitabile che un campo di volo fosse arruolato per possibili scopi bellici. Quindi il discorso è: le ferrovie nacquero, sì, ma ci fu un motivo. Ci fu il motivo bellico, specialmente nel nostro territorio, e ci fu il motivo che al tempo, l'automobile stava nascendo, non c'era la diffusione dei mezzi di trasporto odierni. Quindi per i lunghi viaggi c'era le navi e per i viaggi nell'entroterra, nel continente, ovviamente c'era il treno. Ci sono notizie, insomma, sulle tecniche usate per la costruzione della ferrovia? Comunque si sa quali materiali erano stati usati? Allora, la ferrovia quella volta veniva costruita manualmente. Quindi c'erano squadre di operai, di manovali, di gente comune che veniva assoldata per la costruzione del manufatto ferroviario, che era una base, quindi veniva posata della ghiaia, quella volta non si utilizzava il pietrisco attuale, ma si utilizzava la ghiaia normale del taglialento, del Celina Veduna, e poi venivano costruite le rotaie messe insieme con le traverse, fissate le traverse di legno. E poi chiaramente attraverso la pala al piccone il binario veniva inghiaiato, insomma. C'erano tantissime squadre di persone che lavoravano sul tracciato, quindi la posa degli scambi, la posa dei binari era abbastanza veloce perché c'era tanta manovalanza, insomma. Sicuramente si sono usate le tecniche del tempo. La corsa alla tecnologia, noi come paese in talune circostanze ci siamo sempre distinti moltissimo, ad esempio nell'alta velocità ferroviaria siamo stati tra i paesi che hanno per primi adottato o scoperto, è meglio dire sviluppato, questa prestazione. La costruzione della ferrovia, precisamente poi del nostro piccolo raccordo, non ha avuto grandi exploit tecnici, insomma, di certo no. Ecco, la costruzione delle ferrovie era ovviamente faticosa, benché i tempi rispetto ai giorni d'oggi erano forse più ridotti, in quanto era necessario costruirla.
Oggi purtroppo abbiamo una burocrazia che è un muro di nebbia impenetrabile, soprattutto quella italiana. Già il fatto di avere una ferrovia era comunque un traguardo tecnologico, ma pensiamo, facciamo un raffronto ad oggi, non è cambiato poi tanto, In fin dei conti c'è una ruota di ferro che rotola su una sbarra d'acciaio, per cui non mi sento di dire che siano state usate tecniche particolari, no, ma soprattutto per un piccolo raccordo al servizio di una piccola area, no, assolutamente no. I materiali utilizzati erano tipicamente per binari di raccordo, quindi rotaie non tanto pesanti, avevano un peso di 21-27 kg al metro, quindi erano per un esercizio di raccordo, quindi con velocità molto basse, quindi dai 10-20-30 km orari. Lì nella mappa possiamo vedere un'asta di manovra che anche da altre mappe più, diciamo, tra virgolette recenti non appare. Che cos'è quell'asta? Cioè, ci sono segni della sua presenza attualmente? È stata effettivamente costruita? Allora, diciamo che l'asta di manovra serviva quando veniva fatta una diramazione in curva, era necessario mettere questo tronchino di manovra. Era un tronchino di sicurezza per il discorso di sicurezza ferroviaria, diciamo. Quindi è stato effettivamente realizzato. Purtroppo non esiste più nulla, perché in questa sede qua è stato realizzato il sottopasso di via Fontanazze, quindi il binario è stato completamente asportato e lungo il tracciato della ferrovia è stata costruita la strada, l'attuale via del Bellunello. Sono riuscito, nel momento in cui hanno fatto i lavori di sbancamento per la costruzione del sottopasso, di fare le fotografie del binario esistente, che era sepolto sotto 50 cm di terriccio. Considerando l'eventuale collegamento, come abbiamo appena detto, verso Gemona, cioè non sarebbe stato meglio un collegamento verso Monterreale o Magnago direttamente, anziché deviare verso Aviano e quindi salire, fare un percorso comunque molto più lungo? Sarebbe stata ottima come idea, solamente che le scelte quella volta ricadevano lo Stato decideva su tutto, quindi a Roma forse le nostre zone le conoscevano poco, chissà. Udine aveva interesse che tutto passasse per Udine. C'è anche un problema di campanilismo tra la città grande, capoluogo di provincia di Udine, e il mandamento, quindi le zone periferiche, che magari avrebbero potuto essere avvantaggiate da questa modalità di trasporto. Purtroppo non è avvenuto, perché si è preferito concentrare tutto su Udine. Sempre nel corso della costruzione della Sacile Pinzano e Casarsa Gemona è stato fondamentale l'uso, tra virgolette, dei disoccupati anche dalla guerra. C'è stato anche qui quest'uso di persone che necessitavano, insomma, di un lavoro? Il proseguimento dal posto della Comina verso Aviano è stato iniziato nel 21-22, quindi con la smobilitazione delle persone che erano rimaste disoccupate, si è fatto uso di questa manodopera, che era numerosa, per poter realizzare già il tracciato da Aviano verso Pordenone. Il problema è stato che lo Stato non ha concesso i finanziamenti, quindi chi ha finanziato tutto è stato il mandamento di Pordenone, o comunque i singoli comuni che si erano costituiti in un consorzio. Infatti nel 1921 viene realizzato questo consorzio, viene creato questo consorzio che serve a unire i comuni di Aviano, Roveredo e Pordenone per il transito della ferrovia. Però poi lo Stato non concede i finanziamenti e quindi i lavori si devono fermare e si interrompono attraverso tutta una serie di proteste, scontri anche. Nell'esercizio del raccordo, che alla fine è l'unico pezzo che si è usato purtroppo, quali erano principalmente i mezzi usati? Allora, per la trazione in quell'epoca c'era solo la trazione a vapore, quindi erano locomotive denominate locotender, che potevano essere del gruppo 875, 880, 851, che comunque avevano una potenza medio-bassa e servivano per servizi di manovra. Il convoglio veniva
spinto o comunque trainato fino alla comina con la locomotiva in testa, dopodiché attraverso il raccordo del deposito benzina c'era un doppio scambio, quindi un binario di incrocio, la locomotiva passava in coda al convoglio e quindi recuperava, portava i carri pieni, venivano lasciati sui binari tronchini e dopodiché venivano prelevati i vuoti e riportati alla stazione. La manovra avveniva con il personale viaggiante munito di bandierina per la segnalazione ai passanti e tutto. Durante la guerra, specialmente nella Seconda Guerra Mondiale, non è escluso che sia stato utilizzato qualche mezzo diesel. Avevamo già a quel tempo delle locomotive diesel chiamate a sogliola, che erano i gruppi 211, 212, erano locomotive piccolissime, proprio su una forma schiacciata, che servivano per manovrare uno o due carri nei raccordi militari. L'esercizio è avvenuto sempre con la trazione a vapore e chiaramente poi ed è finito con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il transito di questi treni avveniva in qualunque ora del giorno, poteva essere durante l'orario diurno che anche il notturno. A livello di frequenza si ha qualche dato o comunque non c'è modo di stabilire una media, visto che hai appena detto insomma che le esigenze erano varie? No, purtroppo non abbiamo dati consuntivi che danno anche perché era amministrazione militare, i militari questi documenti non li hanno mai diramati, può essere che siano un po' resistenti e può essere anche no. L'esercizio della ferrovia era prettamente militare, quindi l'amministrazione militare che gestiva tutto. Le ferrovie dello Stato stesse non avevano ingerenza su questo tipo di esercizi. Ci sono attualmente ferrovie che hanno un esercizio simile a quello avuto dal raccordo all'epoca? E inoltre, un eventuale prolungamento su Ariano aveva una base di orario passeggeri o era tutto da definire ancora? Era ancora tutto da definire. L'idea sulla carta nasceva all'inizio, alla fine dell'Ottocento già c'era l'idea di collegare il Piedemonte al grande centro che era rappresentato da Pordenone. Purtroppo Pordenone fu tagliata fuori dall'arrivo della Salcile Pinzano. Al tempo si disse che Pordenone era comunque allacciata alla grande arteria Udine-Venezia, quindi alla Veneto Illirica, insomma, che collegava anche Trieste, quindi passando per Gorizia. Localmente la ferrovia Pordenone-Aviano avrebbe rappresentato qualcosa di fondamentale. L'orario viaggiatori no, era intanto l'idea di costruire questa ferrovia, si doveva ancora decidere quanti soldi bisognava spendere. Uno studio reale della linea, un progetto reale non è mai stato fatto, quindi si trattava solo di una discussione a livello politico. Un giallo sull'origine di questa linea, non si seppe mai se furono gli italiani prima di Caporetto o gli austro-ungarici dopo a costruire la ferrovia. Grazie ad una cartina dell'Istituto Geografico Militare trovata negli archivi dello stesso a Firenze, che data ottobre 1916, e grazie alla convenzione fra l'amministrazione italiana per la costruzione di un tronco ferroviario di Pordenone e l'autorità militare che collegasse appunto Pordenone con la Comina, data 1 maggio 1916. Quindi è una carta importante perché dice al maggio del 16 si stava decidendo di costruire questo tronco ferroviario. Quindi la ferrovia della Comina è stata costruita tra il maggio, che data questa convenzione, e l'ottobre, che data la carta topografica dell'IGM, in cui compare la ferrovia come costruita. Siamo certi che siano stati gli italiani a costruirla, insomma. Oggi esistono alcune di queste piccoli raccordi, in vero sono davvero poco usati. Molto più usati sono raccordi industriali, ma al servizio di unità militari, raccordi ferroviari, troviamo a Casalmaggiore, Bologna, quello del Genio Ferrovieri, la base del reggimento Genio Ferrovieri. Certo, con una storia alle spalle sicuramente minore rispetto a quella della ferrovia della Comina. Nel corso dell'esercizio di questo breve tratto si hanno notizie di eventuali incidenti, problemi, o essendo comunque una ruota militare o comunque anche considerata la bassa velocità
è sempre andato tutto bene. Essendo treni militari, la gente stava lontano, perché io ricordo di mia nonna che abitava a Rorai, in una casa vicino alla ferrovia, e si ricorda quando i tedeschi facevano i treni carburante, i treni con le carri cisterna, la gente stava lontano perché comunque erano controllati dalle sentinelle, può essere anche che portassero munizioni. Infatti il raccordo è stato anche bombardato, insomma, in seconda guerra mondiale hanno cercato di bombardare, non hanno mai danneggiato, però comunque le autorità alleate sapevano che lì c'era un deposito benzina e quindi hanno tentato più di una volta di bombardare il raccordo. Però non abbiamo, diciamo, notizie di incidenti particolari o di sabotaggi eventualmente dovuti dai partigiani al raccordo ferroviario. Purtroppo le persone che avrebbero potuto darcele sono mancate nel tempo, e questo è un grande rammarico, perché effettivamente avremmo avuto delle notizie più particolari e magari più avvincenti, insomma. Beh, vediamo anche qua dalle foto la gente che comunque stava molto vicina ai binari, quindi diciamo che le persone della Comina, anche comunque del Pordenonese, erano alla fine abituate a questo nuovo binario che andava a penetrare nelle campagne pordenonesi. Non mi sembra che ci siano persone che magari siano state contro il suo esercizio o comunque direttamente la sua costruzione, giusto? Dalle foto che vediamo, queste sono manifestazioni che possono essere il 25 aprile o la festa della Regga, perché vediamo due momenti diversi di periodi dell'anno, e comunque la ferrovia veniva utilizzata come via di collegamento tra il centro urbano di Pordenone e la Comina, dove si facevano tutte le feste. La presenza del binario era una cosa comune. Poi, tra l'altro, queste foto sono state scattate quando il binario era già inattivo, non era più in esercizio, non c'era più il passaggio dei treni, perché queste sono foto dei primi anni 60, si presume siano. Comunque era una via sorvegliata anche sia dalle autorità militari che poi anche dalle autorità occupanti, che erano i tedeschi. E quindi questo, diciamo, ha portato le persone un po' ad essere costrette a vedere questo binario. La gente non era ostile, insomma, a questo binario. Anche perché poi, se avessero realizzato il collegamento verso Aviano, avrebbe avuto un'importanza diversa, insomma. Come sappiamo, la ferrovia ha ovviamente subito un declino. Le prime notizie su questo brutto evento ci sono, oppure si è vista una progressiva diminuzione senza alcuna avvisaglia, senza niente prima? Con il finire della Seconda Guerra Mondiale, i trasporti militari sul deposito carburanti cessano definitivamente. C'è una fotografia in cui la nonna di un amico, Massimo Franzini, è stata fotografata con alle spalle i carri del deposito carburanti. Questa è quella originale. Madonna, ma è minuscola! Eccola qua. Ma guarda quanto è piccola! Questa è quella originale. Così la fotografia, sì. Aspetta che te la giro, e c'è la data, vedi? È ormai sbiadito, Comina, 10 aprile 46. Mia nonna aveva 19 anni, ne ha 95. Sei rimasto troppo male. Pensa che la gonna è stata fatta con una divisa tedesca, lasciata dai tedeschi. Sì, il cappotto anche con pastrano tedesco. Non sono carri cisterna, ma sono carri di materiali diversi, però non sono carri FS delle Ferrovie dello Stato, sono carri di altre amministrazioni europee. Quindi i tedeschi, forse avendo requisito materiale rotabile in giro per l'Europa, li avevano portati anche al deposito della Comina. Questi carri poi verranno prelevati e riportati alla stazione per essere restituiti alle amministrazioni ferroviarie, però non abbiamo testimonianze di quello che è stato dopo. Si presume che il raccordo abbia cessato l'esercizio definitivamente. Non c'è una data di cessazione, non c'è nulla, perché, come ripeto, l'amministrazione militare procedeva di suo conto nell'esercizio di queste cose,
e i documenti bisognerebbe andare a ricercare, non si sa dove. Nel 1965 la ditta Molino De Franceschi Pordenone chiede all'amministrazione comunale la possibilità di collegarsi all'ex raccordo della comune e quindi fa domanda specificatamente poi alle Ferrovie dello Stato, che erano diventate proprietarie poi successivamente del raccordo. Il comune di Pordenone esprime un parere sfavorevole, perché il problema è sempre quello dell'attraversamento di Viale Grigoletti, che è la statale 13 Montebana. Nel 65 il traffico era aumentato vertiginosamente, avrebbero dovuto installare delle sbarre di sicurezza o comunque avrebbe dovuto esserci il personale di qua e di là per controllare il traffico, quindi è l'unico momento in cui si cerca di far riattivare la ferrovia. Così come si è abbandonato il raccordo, si era anche definitivamente abbandonata l'idea di proseguire per Saviano anche durante il corso dell'esercizio del raccordo, giusto? Sì, certo, già lì ormai era sparita questa possibilità di proseguire la linea verso Saviano, perché comunque già nel 21, 22, 25 i lavori erano stati abbandonati, lo Stato non aveva garantito i finanziamenti per proseguire i lavori, quindi avevano fatto tutto lo sbancamento del terrapieno. Cioè, il terrapieno era stato realizzato quasi integralmente, solo che mancava solo la posa dei binari e la costruzione dei fabbricati. È stata una chiusura piuttosto silenziosa, come tante altre. Eh sì, silenziosa, perché comunque poi la gente del luogo non ha compreso l'utilità della ferrovia, forse non c'era neanche interesse in un certo senso, perché si pensava ad altro. Già con la fine delle ostilità belliche le ferrovie erano disastrate, quindi avevano bisogno di un grande processo di ammodernamento, e quindi già le ferrovie cominciavano a decidere quali rami tenere, quali tagliare. C'è stato un piano di valorizzazione verso la fine degli anni 50 che ha permesso di sistemare alcune cose, però ormai era già troppo tardi, insomma, quindi non è stato possibile ripristinare questi collegamenti che avrebbero giovato alla nostra mobilità urbana, insomma. Purtroppo quella volta il dio gomma ha veramente reso sovrani, quindi alla fine la gomma era la concorrenza spietata alla ferrovia. Abbiamo visto numerose chiusure di linee secondarie. Tra, insomma, l'epoca in cui è stata chiusa la linea e oggi, la sensibilità soprattutto della politica ma anche del popolo nella chiusura di un tratto ferroviario è cambiata, o comunque dipende anche tanto dal tratto ferroviario? Magari questo è usato solamente dai militari, quindi il cittadino se ne frega relativamente poco. Le ferrovie in Italia purtroppo hanno subito il tracollo degli anni 60. Gli anni 60 hanno rappresentato il boom economico italiano, l'Italia che cresceva, che correva, che primeggiava, non solo nelle arti, nei mestieri, nell'industria, nell'economia, ci fu un'economia fortissima. Questo ha portato a fare in modo di dare più libertà, più autogestione, più indipendenza alle famiglie. Vuol dire che la famiglia indipendente poteva permettersi, grazie al nuovo potere di acquisto, di comprarsi un mezzo di locomozione proprio, quindi non dipendere dai mezzi pubblici, ed ecco che è venuta meno l'utilità del treno, soprattutto dai centri minori. Ecco che le persone non andavano più in ferie in treno, andavano con la macchina, se la potevano permettere. Ed ecco che le linee minori dei piccoli centri, siccome le ferrovie, dato il minor consenso, minor apporto di utenza, ovviamente i costi rimanevano invariati se non aumentati, ecco che si dovette decidere la chiusura di alcune linee che economicamente non rappresentavano più un certo profitto. La maggior parte delle linee secondarie furono chiuse in quegli anni. Fuori per alcuni eventi climatici, ci fu l'alluvione del 66 che decretò la fine di alcune linee, la sospensione, potremmo dire, per molto tempo di alcune linee, come ad esempio l'Oderzo Motta Portovuraro. Fu chiusa nel 66 dopo la famosa alluvione.
fu ripristinata solo nel 2000. L'uso del treno è tornato ad essere considerato sicuramente in tempi molto più recenti. L'offerta ferroviaria a livello nazionale era abbastanza, come dire, ferace negli anni 70, negli anni 80. C'erano moltissimi intercity, molto famosi, tant'è vero che a tanti treni gli si dava anche un nome, c'era il gondoliere, la freccia della laguna, la freccia delle Dolomiti. Questa cosa con l'avvento degli anni 90 venne un po' a decadere, ci fu un nuovo abbandono della ferrovia, per poi riprendere con entusiasmo con un parco anche vetture rinnovato delle Ferrovie dello Stato, con nuovi comfort di viaggio, e qualcuno rimpiange come me, rimpiange i vecchi Intercity. Tra l'altro è curioso sapere come il nome Comina derivi probabilmente da una famiglia scesa dal pedemonte friulano, dalle zone di Montereale, Maniago Montereale, che si chiamavano i Comin, e quindi lì andarono ad abitare intorno alla seconda metà dell'Ottocento con il nome di Cacomin, anzi con il nome Comin. Sul fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, vi era una Cacomin nelle mappe austriache del tempo, c'era una Cacomin, simbolo che appunto c'era una casa che portava il nome probabilmente della famiglia che già vi abitava dentro. E alcuni pettegolezzi dicono che sia stato D'Annunzio a coniare, cioè che il nome Comina derivi dal motto d'annunziano Cominus et Minus Ferit, ma non è affatto vero, già si chiamava Comina al tempo naturalmente. La ferrovia venne costruita a servizio dell'aerocampo omonimo. L'aerocampo omonimo durante la Grande Guerra vide l'insediarsi della squadriglia dei Caproni, con due piloti che noi conosciamo molto bene, perché questi due piloti è stato intitolato il campo d'aviazione di Aviano, e sono il capitano Gori e il capitano Pagliano e il tenente Gori. Questi due piloti erano due piloti di bombardieri, fecero anche delle imprese molto rischiose, e tant'è vero che in un'impresa, un bombardamento un giro di ricognizione in terra austriaca, l'odierna Croazia, ma era sotto appunto il dominio austriaco, andarono contro l'ordine di restare a terra, e loro dissero no, volando di notte senza nessun ausilio di strumenti per poter anche sapere la posizione, loro andarono in Croazia e ritornarono. La cosa fu accolta anche dal generale Cadorna con grande entusiasmo, e questi due piloti risuonarono nella propaganda militare italiana, tant'è vero che D'Annunzio, vedendo il coraggio di questi due ragazzi, volle essere trasferito al reparto dove loro prestavano servizio. D'Annunzio arrivò e l'amicizia tra loro nacque, che D'Annunzio li volle assolutamente per il famoso volo su Vienna che stava progettando, era il 1917. Purtroppo però Pagliano e Gori, al tempo del volo su Vienna del 18, erano ormai deceduti. Questi due fegatacci furono purtroppo abbattuti da un pilota austriaco a Susegana. Oggi un monumento a loro ricordo è stato eretto, insomma già da molti anni, nel luogo in cui uno studioso è risalito al luogo dell'abbattimento del loro aereo. D'Annunzio coniò il motto per la sua squadriglia della Comina, che fu disegnato da un famoso incisore dell'epoca che era Adolfo De Carolis, e disegnò questa aquila con le ali spiegate e che dalle ali e dalle zampe mandava dei fulmini, e sotto la scritta Cominus et Minus Ferit, ovvero traduzione ferisce da vicino e da lontano, a significato appunto di questa nuova nascente arma che sarebbe diventata l'aviazione militare, ma che in quel momento era in forze, era il reparto aeronautico del Regio Esercito. L'aerocampo della Comina, inoltre, dicevamo prima, essere stato interessato anche dalla presenza di un deposito carburanti che era servito da un ramo ferroviario, che è proprio quello ripreso dalla foto storica della nonna Dora, che io ho la fortuna di avere per nonna ancora vivente, attraverso due condutture murate sotterranee ancora oggi esistenti, ma murate in pietra con volta a botte. Il carburante arrivava attraverso delle ferrocisterne via ferrovia qui, e poi attraverso
questi condotti con delle ponte, bombe veniva spinto verso il deposito carburanti di Roveredo, il famoso, quello che poi qui tutti i pordenonesi chiamano il farabeton. Queste condotte sono molto lunghe, sono circa una ventina di metri di profondità sotterranee, che vanno dalla Comina, guardando Maniago sulla provinciale, siamo sulla sinistra della strada e quindi spalle ai monti a destra, perciò conducono al ferrobeton di Roveredo, nella località di Sant'Anna. Quindi svariati chilometri di condutture sotterranee in pietra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, mio nonno era un impresario, di ritorno dall'aver imparato il suo mestiere, colui che fece questa foto, e dalla Svizzera, mise su un'impresa italiana di costruzione edili. Fu assoldato dagli americani, che si stanziarono ad Aviano, e dissero a mio nonno di murare. Mio nonno non chiese perché, ma non gli risposero, le condutture che portavano il carburante dalla Comina a questo nuovo al deposito carburanti di Roveredo, che serviva l'aeroporto di Aviano. Questa è la storia del deposito carburanti della Comina, che si evince in questa bella foto dall'alto. Ecco qua, questa è l'aerocampo della Comina, questa è la ferrovia che entra. Questo è l'aerocampo, vediamo del fumo bianco perché uno dei due piloti, mi sembra che fosse il capitano Pagliano, dopo la rotta di Caporetto, per non lasciare nulla in mano al nemico che stava arrivando, bruciò tutte le infrastrutture dell'aerocampo. Ecco qua la ferrovia che entra nell'aerocampo a servizio dei magazzini e degli hangar, ed ecco il binario, il tronchino che conduceva a questa area recintata che era il deposito carburanti. Da qui sotterranee si dipartivano le due condutture, e adesso vi faccio vedere la cartina. Ecco l'aerocampo della Comina, si evince la ferrovia, questa linea appunto bocciardata ed ecco, questo è il deposito carburanti. E segnate ci sono le due condutture che conducono al cosiddetto farabeton. Al di là degli ovvi problemi di viabilità e anche di costruzioni che ci sono oggi, insomma, i luoghi sono molto cambiati, sono tutti più urbanizzati. Le esigenze dell'epoca, proprio collegare Pordenone ad Aviano e raccordare l'aeroporto della Comina, ci sono ancora, o un eventuale ripristino sarebbe completamente inutile? Sarebbe completamente inutile in questa ottica di trasporti in cui si favorisce solo la gomma. In quello che è la ferrovia Pordenone-Aviano, il tracciato esiste ancora sulla carta, esiste anche effettivamente, e quindi potrebbe essere trasformato in pista ciclabile, perché la ferrovia ormai ha un ruolo veramente secondario, marginale, almeno per quello che riguarda il traffico locale. E sarebbe una spesa inutile, nonostante tanti sostengono per la mobilità dolce, per questo, per quell'altro, ma sono costi enormi. Se pensiamo che la ferrovia Pordenone-Aviano non è mai esistita e ha un sedime ferroviario che comunque è stato anche cambiato, eliminato, alcune parti stravolte, qua bisognerebbe costruire integralmente una linea nuova. Poi tra l'altro la mentalità si è persa negli anni, la gente non è più abituata a prendere il treno, almeno nel traffico locale, perché poi tra l'altro non trova un servizio adeguato, non trova le coincidenze. Quindi qua però non abbiamo un bacino di utenza. C'è stato, si poteva sfruttare, si poteva migliorare, e quindi è un passato che ormai non torna più. Ad oggi, dove possiamo capire che c'era una ferrovia? Comunque, come sono i tratti attualmente? Allora, nella zona di Pordenone ci sono ancora alcuni punti in cui il binario fuoriesce dall'asfalto, perché comunque non è stato asportato, in quanto è nel territorio comunale di Pordenone, non è più soggetto a vincolo del demanio dello Stato. Poi, nella zona di Aviano, abbiamo ancora parte del rilevato ferroviario che è stato
realizzato nel 21-22 e hanno realizzato anche un ponte. Abbiamo scoperto che avevano realizzato un ponte in muratura sul torrente Cavrezza ed era un ponticello che attualmente è ancora esistente ed è nel nulla se uno non lo collegasse al fatto che era il ponte che collegava il relato ferroviario che si staccava dalla ferrovia Pedemontana nella stazione di Aviano e scendeva verso il campo d'aviazione, verso la base NATO. Le iniziative oggi per ricordare insomma questa ferrovia quali sono? Allora, con degli amici abbiamo deciso di scrivere una lettera all'amministrazione comunale di Pordenone per chiedere la possibilità di entrare in possesso di porzioni delle rotaie che ancora esistono nel territorio comunale di Pordenone. Abbiamo fatto una lettera nel quale abbiamo evidenziato 5 punti in cui il binario ancora si vede, ancora esiste, ma che potrebbe in alcuni punti è ancora sommerso dall'asfalto. Quindi abbiamo fatto una domanda nell'eventualità che il comune facesse dei lavori stradali di sistemazione dell'asfalto, di asfaltatura, di costruzione delle utenze, che ci potessero avvisare per fare una rilevazione fotografica o comunque una sportazione della rotaia esistente. In più abbiamo chiesto e stiamo studiando di fare un pannello all'inizio e alla fine della pista ciclabile di via Galimbeni per poter dire che questa ciclabile è stata costruita sul sedime della ferrovia di quella che avrebbe dovuto essere la ferrovia Pordenoniana. Purtroppo l'unico modo per vedere legalmente il binario che usciva è andare sul sovrappasso di via San Vito. Poi anche i binari sono in punti o periferici come l'in via della Tesa. L'in via Le Venezia difficilmente ci si ferma, insomma uno va dritto, neanche guarda, neanche si vede a 50 all'ora. Che cosa ti ha spinto a fare questo lavoro alla fine enorme nell'andare in archivi a cercare testimonianze? E un'altra domanda, col tracciato attuale della Pordenone, alla fine Pordenone Comina, escludendo tutti i vari problemi burocratici, tecnici, hai campo proprio libero, che cosa faresti? La passione è qualcosa che nasce da dentro, sono degli impulsi, delle pulsioni, è più esatto dire pulsioni, che ti nascono dentro. Quando c'è una pulsione vuol dire che ti batte il cuore, vuol dire che senti qualcosa vibrare nel tuo profondo ed è quello che ti spinge a fare delle determinate scelte nella vita. La passione per le ferrovie e per i treni ero fin da bambino, ma credo che quando si tratti di pulsioni che sentiamo dentro siano qualcosa di genetico, che venga da chi l'ha avuta prima di te e che ha contribuito a metterti al mondo. E non parlo né di mio padre né di mia madre, ma di mio nonno sì. Ecco, mio nonno era un grande appassionato di ferrovie e di treni, non aveva mai avuto né la libertà né le possibilità di poter seguire questa passione, ma dentro di lui l'ha sempre coltivata e non perdeva occasione di manifestarla insegnandomi qualcosa. La ferrovia della Comina me la fece conoscere lui. Ecco, io conobbi le ferrovie in questo modo, attraverso i racconti del nonno. Reduce di guerra, fece la campagna dei Balcani e mi raccontò delle littorine blindate, le famose Libli, littorine italiane blindate per naturalmente la campagna bellica, e si promise che se mai avesse avuto un nipotino, quando sarò nonno insegnerò a mio nipote, disse, la passione dei treni, ed effettivamente ci riuscì. Se avessi la facoltà di poter decidere cosa fare, sicuramente riaprirei questa linea e vorrei rivedere passare su quei binari un treno, non solo per un mio vezzo, ma perché credo fermamente nel trasporto ferroviario. La ferrovia della Comina è un'occasione mancata, sia dal lato economico e sia dal lato sociale. Ferrovia della Comina oggi rappresenterebbe sicuramente una validissima alternativa allo spostamento fra un Aviano che è diventata una cittadina e innestandosi su una linea pedemontana che andrebbe ancora di più valorizzata
quanto già lo è. Se fossi un magnate aprirei sicuramente le ferrovie chiuse, magari come dissi e come è stato fatto, in chiave turistica. Le ferrovie abbiamo visto che servono moltissimo alle zone montane. Purtroppo abbiamo chiuso molte di queste ferrovie. La Carnia Tol Mezzo Villa Santina è stata chiusa. Abbiamo una linea che va su a Tarvisio, ma che per il 90% corre in galleria, non si vede più niente. La vecchia Pontebbana era una ferrovia meravigliosa, purtroppo a binario unico. Questa è stata una grande avventura, difficile da ideare, registrare e montare, ma mai quanto il lavoro svolto da Enrico e Massimo e chiunque abbia contribuito alla ricerca della storia di questo tratto ormai in oblio. Per un appassionato come me è stato interessante, ma anche disturbante scoprire come un tratto del genere sia stato quasi dimenticato e che è stato necessario scavare quasi letteralmente in archivi pubblici pur di sapere qualcosina in più. Perché sì, ci sono tante ferrovie abbandonate in Italia, ma molte di loro hanno informazioni approfondite o si pensa magari anche a un loro recupero come pista ciclabile. E questa invece sembra essere veramente dimenticata e chissà quante altre sono nella stessa situazione. Ed è per questo motivo che chiedo al comune di Pordenone, Roveredo e Aviano di contribuire in qualsiasi modo alla memoria di questa linea e anche a qualcuno che ha documenti o informazioni, anche banalmente mettendo un cartello sulla pista ciclabile dedicata a Gallimbeni.